Ciao ragazze, allora mi è arrivato il pacco della Kiko ed è qua, eccolo qui, imballato sigillato, che voi, come avevo promesso, l'avrei aperto insieme a voi. Solo, ok, allora. Allora, adesso qua come lo apro? Allora, rieccomi, l'ho aperto. Però prima di aprirlo del tutto volevo solo dirvi che quando vi arriva, quando ordinate da Kiko, almeno io non sono in altri siti, io ordino, è la prima volta che ordino su internet, quando vi arriva un pacco deve essere sigillato con questo scotch qui. Adesso lo faccio vedere. Questo qua. Vedete? Mo' è aperto però. Perché è il sigillo di garanzia, che questo vuol dire che nessuno lo ha aperto se c'è questo marchio. Allora, buste vuote per proteggere appunto il contenuto della busta. Ecco, la busta già era capovolta, quindi non è. Questa busta qui della Kiko l'ho pagata 1 euro, ordinata io. Bustina della Kiko, mi sono fatta un piccolo regalo, quindi me la sono fatta anche imbustare come se fosse un regalo, che poi si può anche riutilizzare, quindi voi non lo dite a nessuno però. Allora, andiamo con i primi prodotti. Sono un ammazzo. Carta extra lunga. Allora, abbiamo i primi tre ombretti che avevo ordinato. Allora, il verde, l'eye shadow numero 62, il giallo numero 09, lo faccio vedere. E l'altro verde numero 11. Ecco, questi sono i tre ombretti. Poi qui avremo allora il mascara in glitter, che è il numero senza numero, vediamo, vediamo, eccolo qui, ecco, strano come mascara, ha uno scovolino particolare comunque. Se qualcuno di voi ce l'ha, ditemi se lo scovolino è giusto così oppure no. Perché altrimenti dovrò reclamare. Poi abbiamo i pennelli. Allora, abbiamo il pennello. No, non è un pennello. Ah sì, il pennello retraibile per labbra. Poi il pennello per eyeliner, che non potrete vedere un cavolo perché è chiuso nella sua bustina. Il pennello per ombretto, anche perché c'è scritto Ice. Il pennello sempre per occhi, il blending brush, c'è scritto qui, quindi non posso sbagliare. E poi c'è il mobile mobile lid brush. Non so come, ve lo faccio leggere. E il pennello è così. Ecco. Bene.
penso che mi sia arrivato veramente tutto. Sono molto contenta. Rimettiamo rimettiamo tutto nella busta della Kiko. Ho pagato 65,60 euro. La spesa di spedizione è stata gratuita perché ho superato un ordine di se non sbaglio devi superare un ordine o di 40 o di 50 euro per avere la spedizione gratuita. Ho pagato col contrassegno perché non ho carte di credito, non ho PayPal, non ho niente, e quindi ho pagato col contrassegno, i soldi di mia mamma. E boh, questo è il pacco della Kiko. Tra un paio di giorni arriverà anche quello della Bottega Verde. Aprirò anche quello in diretta insieme a voi. Se volete farmi domande o qualcosa, ditemelo pure. Il sito internet è www.kiko.it. Se è sbagliato vi usciranno i suggerimenti, quindi andate tranquillissime. Comprare su internet secondo me è la cosa più facile, soprattutto per noi che abitiamo nei paesini, perché comunque io la Kiko ce l'ho a Torino, quindi sarebbe scomodo per me andare sempre a Torino a comprare i trucchi. Non so se si può acquistare anche da Sephora. Non lo so, fatemi sapere. Ditemi se si può acquistare da Sephora. Da Sephora. Va bene, vi saluto. Spero che vi sia piaciuto il mio pacco regalo da Kiko. Un bacio. Ciao 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 ciao.